Vedete Sabino? E soprattutto i suoi occhiali? Andiamo a vedere che cosa è successo. Torniamo indietro. Riprendiamo tutto da capo. Come si agita? Spiega un po' che cosa stai facendo. Sto agitando. Sto mescolando. Cosa? L'acqua col sapone molle l'ho fica. Vedete come si sta facendo la doccia? Squati, squati! Come dobbiamo fare con papà? Assieme a quell'altra. Mamme! Donne, è arrivato. Il miscelino! Ma io non posso farlo. Vieni di qua, vieni di qua. Quindi ci faccio di là col vento, ma sì. Vediamo. Tutto ciò Bruno un po' perplesso. È vero, Bru? Che sta facendo, papà? E che cos'è che stai facendo? Sto togliendo gli apiti. I funghi. Perché l'ortica no, il sapone molle è a base alcalina. Ah. Quindi i funghi li ammazza, capito? E le formiche? E di conseguenza, se non ci sono gli apiti, non ci sono le formiche. Quindi ha fatto l'arancio, ha fatto il melograno. Una botta la rosa. La rosa che c'ha un po' di funghi, Che mal riposa. vedete, funghi e afidi. Devi fare anche il melo? Tutto, tutto. Tutto. Dopo allungo un po' l'acqua Quindi e va faccio bene per dietro. tutto? Per tutto. Tanto è un trattamento naturalissimo, biologicissimo. Stai facendo pure la salvia? Sì, questo hanno tanti pidocchi dalla frutta qua. Anche la salvia. Che salva? Stanno del cocciniglio sotto. Ah, ok. Ce ne vanno varie, varie. Varie. Miro e miro. Nero. Miro, il miele è stato appena piantato. E già c'è le afidi. Mica si perdono in chiacchiere. Mica stanno a pettinare le bambole come a noi. E l'olivo anche fai oppure non serve? Sì, lo faccio perché c'è la cotonilla. I pesciolini nel frattempo mangiano. Vieni a vedere la cotonilla. Aspetta, eccola, togli la mano. Eccola la cotonella. Io faccio così, vedi? E questa che Tac. fa? Tac, vedi? Questa Ora non c'è cotonella. più, vedi? Vedi? Ora non Una c'è più. volta per bene. Vado a Che comprarla. cos'è questa cotonella? È un insetto che si va a mettere poi nelle fo nei, nei, nei fiori. Si mette vicino ai fiori, capito? E li soffoca. E dopo non escono i frutti. Hai capito? Mannaggia! La cotonella si distrugge al primo secondo stadio, al terzo stadio non la prendi più. Visto che ci siamo, facciamo pure i bonsai. Sì, vale non fa. Bonsaio! Boh, fammi fare la. Togli, L'arancio togli. che sta andando, bonsai di No! arancio. Dici, oddio! Ti ho detto, togli. Allora?
Pisciolini ora stanno facendo una mega scorpacciata di roba. Eppure è buono l'odore di questo sapone molle ortica. Sì, è proprio buono, dà un buon odore pure al giardino. Deodorante per ambienti. E il cipresso non serve, giusto? Agitatina. Non serve. Sta così bene. Un secondo, attacca al cipresso, quando fa caldo, troppo caldo. Ma loro giocano. Allora, come si diluisce? Allora, su 10 litri vanno 40 ml di estratto di ortica. Su 10 litri 40 ml? 40 ml di estratto di ortica e 60 ml di sapone molle. Sapone molle potassico. Ci stiamo. Ma quello che avanza lo do dietro. Ah, di sapone molle ancora. Profuma tantissimo. Dove vai? Bruno, vai! Che queste piante erano alte 1,50 m quando siamo venuti a vivere. Ora, mettendo che Sabina è 1,80 m. No, 1,70 m sono. Se dici 1,80 m, ora queste sono immense. E le abbiamo. Che abbiamo fatto? Siamo potate, le abbiamo potate di lato, però, non sopra. Le abbiamo potate solo di lato, qua. Laggiù. E crescono sopra. E acqua. E acqua. E trattamenti. Ci credo. Ci vogliono la muscolatura. Vedete che muscoli! Che muscoli! Oddio. E da Sabino? È tutto. A voi la linea. Oddio. No, povero Bruno! Bruno, ma che ti fa? Che ti fa? L'effetto. Che fa? Degli occhiali.